Ciao fans, è un sabato sera, sono le 7:32 e siamo saliti al Passo dello Spluga a fare il video presentazione della 09 versione 2.0 e quale posto migliore più o meno vicino a casa per farvi anche vedere come va la moto, cioè in realtà volevo anche un po' divertirmi. Passo dello Spluga, il confine tra Italia e Svizzera, situato a circa 1900 metri. Comunque, devo essere sincero, con la 09 mi diverto un casino. E sinceramente a volte è abbastanza difficile andare piano. Anche perché è una moto che invoglia a spingere abbastanza tanto. Ok, ho fatto un pezzo di divertimento, adesso devo parlarvi un po' della moto. Come saprete è una 09, ma di originale ha ben poco. A partire dalle sospensioni, che sono state completamente cambiate, sia il mono che le forcelle sono Ohlins infatti. Questo la rende praticamente una SP, anzi meglio dell'SP, perché l'SP all'anteriore ha le Kayaba, mentre queste ha Ohlins completamente regolabili. Scarico full Akrapovic dai collettori. In più, per rispondere al solito messaggio, ma perché non l'SP? Perché blu mi fa cagare, preferisco i colori più accesi, come questa Ice Fluo. Perché non il modello 2021? Perché mi fa cagare anche quello. In realtà l'estetica, ragazzi, è molto soggettiva e io dico che mi fa cagare ovviamente per enfatizzare, non voglio offendere nessuno di quelli che ha comprato o l'SP o il nuovo modello della 09, ma a me non piacciono e quindi ho preso quello che mi piace. Detto questo, grafiche by MD Sticker, sella by Borsati Selle, frecce portatarga e presa USB montate da Top Moto di Varese, supporto telefono Quadlock e specchietti Barend forniti da High Speed Motor. E direi che praticamente ho citato tutte le aziende che hanno collaborato a questo progetto, che voglio ringraziare. Luna Colombo, la mia assistente cinematografica. Mamma mia, comunque sta moto è una roba impressionante.
Ciao fans. Ciao fans. Siamo al passo dello Spluga e siamo conciati abbastanza male perché fa un freddo della Madonna. Ci sono tipo 7-8 gradi, forse anche meno. Infatti mi trema la mano. Speriamo che la stabilizzazione faccia il suo lavoro. E siamo qui perché avete appena visto il video presentazione della nuova moto, diciamo la 09 versione 2.0. È venuta una figata, vero? Sì. Ci tenevo a ringraziare anche di persona, cioè mettendoci la faccia, oltre che perché l'ho citati mentre andavo in moto, però ci tenevo a farlo anche di persona. Cioè non che là non fossi di persona, sì. Però tipo... Abbiamo capito. Hai capito? Certo. Ok. Ci tenevamo tutti e due, in realtà, anche se la moto è mia, perché ringrazio anche tu, vero? Certo. Diciamo che ho posto le basi anche per quando la farei tu. Esatto. Cioè abbiamo già messo le idee, abbiamo trovato le collaborazioni, adesso possiamo andare avanti anche per la tua moto il prossimo o i prossimi anni, non si sa. Iniziamo con Top Moto di Varese, che è il concessionario Yamaha che mi ha fatto tutti i lavori sulla moto, frecce, portatarga e presa USB. Quindi grazie. Poi ringraziamo Borsati Selle, il nostro amico Dario, che ha fatto la sella nuova per la 09 che avete appena visto. Poi ringraziamo High Speed Motor perché mi hanno mandato gli specchietti bar end bellissimi. Ringraziamo MG Sticker che ha fatto le grafiche adesive per la moto. E anche Quadlock che ci ha fornito il supporto per il navigatore che ho usato per venire qui, perché se no in Brianza mi sarei perso. E infine ringrazio Supremacy Motorcycle che mi ha tarato le sospensioni, perché come erano messe quando l'ho portata fuori dal concessionario erano tipo assetto cemento, cioè vuol dire che era talmente rigida che al primo avvallamento che ho preso ho rischiato di volar via dalla moto. Invece loro mi hanno fatto una taratura veramente ad hoc. Bene, la moto per quest'anno è finita e questo video anche. Ci rivedremo con questa tipologia di video nel 2022 perché abbiamo in mente altri progetti. Speriamo che le aziende continuino a credere in noi e in quello che stiamo facendo. E basta. Luna, vuoi aggiungere qualcosa? Iscrivetevi al canale, attivate la campanella e ci vediamo con il prossimo video. Ciao fans! Ciao fans! Ciao fans! Ciao fans! Siamo qua al passo dello Spluga. Sto congelando. Devo fare i complimenti a Luna che ha sopportato tutta questa roba solo per fare un video. Siamo partiti dalla Brianza apposta solo per venire qua a fare il video della moto. E non mi ha mandato a fare in culo, anzi. Cioè, oddio, ha un po' detto che faceva freddo, però c'è anche ragione. Io non sento più i piedi, infatti. Le ecco. Mani ghiacciate. Salendo avevo le gambe che si muovevano da sole. Non benissimo. Bene, dai, andiamo a scaldarci a casa con la tisana. Ciao, avanti.